insieme alle tante rubriche che come ogni sabato caratterizzano il nostro appuntamento quotidiano, non mancherà questo collegamento, più di un collegamento, con Palermo, dove c'è per noi Felice Piemontese perché oggi ricorderemo i 40 anni di una marcia molto, molto importante, una marcia antimafia. Chiedo alla regia se siamo pronti, se abbiamo in collegamento, eccolo qui. Felice Piemontese, buongiorno, ben trovato. Ciao Paola, buongiorno a te, buongiorno a tutte le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori. Come dicevi tu, siamo qui a Palermo, il giorno dopo della marcia, che è il 26 febbraio del 1983, ricorda appunto ripercorre un'arteria, la strada del Vallone, che unisce due comuni, di Palermo, Bagheria e Casteldaccia, questa arteria che veniva utilizzata come via di fuga per i killer dopo omicidi mafiosi, che oggi, dopo 40 anni, continua ad essere utilizzata dalla società civile e soprattutto dalla Chiesa, lo vedremo durante il nostro collegamento, per una forma di riscatto, per dire questa strada è nostra, questa terra appartiene a noi. E lo faremo come sempre con dei nostri ospiti. Avremo in modo particolare come ospite Loredana Intruini, che è presidente del Centro Studi Pio La Torre di Palermo. Con lei dialogheremo di quelli che sono stati i 40 anni di questa marcia e che cosa significano oggi questi 40 anni. E poi ovviamente le testimonianze dei ragazzi che hanno partecipato a questa marcia, dei professori delle scuole, dell'arcivescovo di Palermo, che simbolicamente ogni anno fa partire, benedice, ecco, in qualche modo questa marcia, e che ci dà anche lui avremo anche un suo contributo, ecco, appunto, di Monsignor Lorefice, l'arcivescovo di Palermo, e poi ancora del presidente della commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, del sindaco di Bagheria e tanti altri ospiti ancora. Lo faremo, appunto, come dicevi tu, durante questa puntata speciale di Just Today, che si alternerà, ecco, a quelle che comunque sono le nostre rubriche che quotidianamente intrattengono tutte le nostre telespettatrici e telespettatori. Allora ti restituisco la linea e noi ci vediamo sicuramente tra poco. Lo dicevamo prima, microfoni spenti. A Palermo c'è lo scirocco, giornata nuvolosa, ci sono circa 20 gradi, ma con loro non parleremo di meteo, ma di argomenti importanti in questa giornata, durante la quale ricorderemo un'altra importante data, quella di ieri, un anniversario importante. E allora ci colleghiamo subito con Palermo, con Felice Piemontese e il suo ospite. A te, Felice. Grazie Paola, e come dicevamo all'inizio di questa puntata, siamo qui a Palermo, siamo nella sede del Centro Studi Pio La Torre e siamo con Loredana Intruini, che è presidente del Centro Studi Pio La Torre da poco. Da quanto tempo, Loredana? Dal luglio dello scorso anno, dal luglio scorso anno. Loredana ha raccolto il testimone di Vitolo Monaco, lo ricorderete, abbiamo raccontato la sua storia anche nel corso dell'ultima estate, con il coraggio di ogni giorno e con quella che è appunto tutta l'attività del Centro Studi Pio La Torre. Loredana, ieri 40 anni da quella che è la famosa marcia contro le mafie e contro la droga, che unisce in modo simbolico Bagheria e Casteldaccia. Come nasce questa mafia e perché è importante dopo 40 anni? La marcia è importante dopo 40 anni perché comunque la mafia continua a esistere e quindi non è stata solo una semplice attività di ricordo. È una marcia importantissima che fu una delle prime testimonianze di marce popolari trasversali sui nostri territori, ma assolutamente è stata importante anche per poter condividere con i giovani le motivazioni, il senso di ribellione, come è stato ricordato anche dal vescovo presente alla manifestazione, che bisogna in certi casi porre in essere per contrastare fenomeni invasivi come quella criminalità organizzata della mafia. Tra l'altro lo vedremo anche durante tutto questo nostro collegamento su quelle che sono appunto le persone che ci hanno partecipato, sicuramente istituzioni, sicuramente società civile, sicuramente la Chiesa, lo dicevi, il ruolo importante svolto dal Vescovo di Palermo, ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi, sono stati gli studenti, e vediamo quanto è importante soprattutto per i professori, gli insegnanti di questi ragazzi. Ecco, state dando anche alcune immagini, questi sono i momenti dell'arrivo nella piazza centrale di Casteldaccia, ma ripeto, torniamo con le testimonianze, ecco, di chi ci ha partecipato, e partiamo proprio da quella degli insegnanti e vediamo la testimonianza della professoressa Francesca Pittarresi, che è la referente per la legalità dell'istituto Carducci Gramsci, che è l'istituto di Bagheria dal quale questa marcia è partita ieri.
La nostra scuola oggi partecipa con orgoglio a questa marcia antimafia che quest'anno festeggia il quarantennale dalla prima edizione. L'Istituto Carducci Gramsci di Bagheria è fiero di essere parte di questo progetto, perché da anni ci occupiamo di legalità con i nostri ragazzi affinché comprendano fin da piccoli quanto sia importante spendersi per migliorare le condizioni della comunità, e tutto parte proprio dalla scuola. Quindi attraverso una serie di iniziative che noi durante l'anno prevediamo, calendarizziamo, i nostri ragazzi si confrontano con il concetto di cittadinanza attiva, lo vivono. Qui infatti abbiamo il sindaco della scuola, che è l'espressione della partecipazione politica dei nostri ragazzi. E oggi siamo veramente emozionati di essere parte di questa marcia e speriamo di rappresentare al meglio i nostri ragazzi, ma ne siamo certi. Grazie. Redana, diciamo appunto importante che questo testimone passi soprattutto per le nuove generazioni. L'attività del Centro Studi Curatore passa soprattutto dalle scuole, ne avete coinvolte tantissime ieri, più di 50, ma ancora di più sono quelle che coinvolgete durante tutto l'anno con le attività del Centro Studi. Quanto è importante? È fondamentale, noi non possiamo pretendere dai ragazzi che affrontino, come abbiamo capito alle nostre generazioni, il tema criminalità organizzata senza un'adeguata preparazione. Il tema criminalità organizzata delle mafie è complesso, non solo a livello nazionale, ma a livello internazionale, quindi la consapevolezza dei giovani diventa la base per consentirgli di sviluppare una personalità che possa contrastarla in piena consapevolezza. E c'era tra i ragazzi, c'era anche il mini sindaco ieri dell'Istituto Carducci Gramsci di Bagheria. Lui ricordava una frase, che era una frase di Giovanni Falcone che tutti quanti ormai conosciamo, per cui diceva appunto: la mafia è un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani avrà un inizio e una fine. E Ignazio Maggiore, che è appunto uno di questi ragazzi che ha partecipato ieri alla marcia, ha cercato di dare una sua interpretazione a questa frase di Giovanni Falcone, vediamo cosa ha detto. Giovanni Falcone dice a noi che la mafia avrà una fine, però per agevolarla, ognuno di noi deve avere il coraggio di testimoniare e di ribellarsi affinché ci sia un futuro migliore per noi e per le generazioni future. Volevo inoltre ricordare le migliaia di vittime che hanno sacrificato la loro vita, come Pio La Torre, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, per noi e per un futuro migliore. Concludo questa mia breve riflessione dicendo che la Sicilia deve ritornare in mano ai cittadini onesti, ricordando lo slogan, ovvero adesso tocca a noi. Ed era la testimonianza di Ignazio Maggiore. Perdona, sono 40 anni della marcia quest'anno, da quel 26 febbraio 1983, ma l'anno scorso ne abbiamo ricordato anche altri trentennali, altri quarantennali, 30 anni dagli omicidi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, 40 anni dall'uccisione di generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma soprattutto 40 anni da quando nel nostro ordinamento, nel codice penale, è entrato l'articolo 416 bis, quella legge riunioni La Torre, voluta appunto da Pio La Torre, che oggi permette allo Stato, alla magistratura, alle forze di polizia di perseguire le associazioni di buona cosa, che si è scoperto nel corso degli anni, soprattutto grazie alle attività di Falcone e Borsellino, sono qualcosa di diverso rispetto alle associazioni antidelinquere. Voi avete detto anche, diciamo, in quello che è stato il vostro comunicato per questa marcia, le nuove mafie sparano di meno ma corrompono di più. La normativa ritieni sia comunque oggi ancora valida, può aver bisogno di aggiornamenti, o comunque ci sono altre sfide, ecco, da poter perseguire? Questa è una riflessione che abbiamo fatto di recente proprio durante la nostra videoconferenza. Videoconferenze sono un lavoro totalmente diverso che farà il centro, rivolto ai ragazzi del terzo, quarto e quinto anno della scuola superiore, con esperti, spesso accademici, anche se o comunque persone professionisti, che però, diciamo, con grande gratitudine dico, utilizzano un linguaggio comunque adatto anche alla fascia di età della scuola superiore. E in realtà poi, diciamo, riflettendo sull'eredità che abbiamo avuto, le normative vanno sicuramente adeguate. Il cybercrime, per esempio, è uno strumento, però le logiche rimangono uguali. Cioè, la logica della criminalità organizzata è utilizzare tutto quello che è presente, in essere, sul mercato, se possiamo dire, del mondo, per arricchirsi e per acquisire potere. Lo fanno con la droga, se la droga è il sistema, lo fanno con gli appalti, se l'appalto è il sistema vendo i soldi, lo fanno col cybercrime, sono tutti strumenti, quindi assolutamente va adeguata. In questo momento noi come Centro Pio La Torre, che abbiamo avuto il riconoscimento
presso l'Ecosoc dell'ONU, partecipiamo a un tavolo proprio sulla creazione di una normativa che durerà 2 anni, unitaria, internazionale contro il cybercrime, che chiaramente che è iniziato come un crimine informatico normale, ma come sappiamo cyberbullismo, utilizzato nella tratta di esseri umani. È chiaro che va adeguata, perché la criminalità organizzata si adegua, si cambia, però le logiche alla fine rimangono le stesse. Quindi noi abbiamo la grande fortuna di avere avuto queste grandi intelligenze, perché ci vuole intelligenza e capacità di essere visionari, che hanno intuito la sostanza di questi fenomeni criminali, però poi alla fine vanno adeguate, nel senso, prendendo atto il fatto che se aumenta la tecnologia deve aumentare anche le possibilità per le forze dell'ordine di perseguire, con strumenti nuovi, se c'è il cybercrime ti devi adeguare anche in questo senso. Quindi questo assolutamente va adeguato, però abbiamo proprio uno zoccolo duro di capacità, caso della legge Longinina Torre, di vedere la mafia come fenomeno a sé stante e anche di combattere attraverso l'espropriazione e le confische dei beni. Cioè, sono queste pietre miliari, però da là possiamo costruire quello che vogliamo. Cercheremo di capire in realtà anche quelle che sono le priorità della politica e soprattutto della politica siciliana, con quelle che sono le parole anche del presidente della Commissione Antimafia dell'ASS, dell'Assemblea Regionale Siciliana. Lo facciamo dopo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo di nuovo qui in collegamento da Palermo. Stiamo ricordando i 40 anni dalla prima marcia antimafia a Bagheria Casteldaccia e siamo collegati con Felice Piemontese e Loredana Introini, presidente del Centro Studi Pio La Torre di Palermo. A te, Felice. Grazie Paola, eccoci ancora qui in collegamento da Palermo, dalla sede del Centro Studi Pio La Torre. Dicevamo, vediamo quelli che sono gli impegni anche della politica e che cosa pensa qui la politica nel momento in cui bisogna fare delle scelte e che cosa pensa anche di questa marcia. Lo vediamo con le parole del presidente della Commissione regionale antimafia dell'ASS, l'Assemblea regionale siciliana, Antonino Crapulici. Sono molto orgoglioso di essere siciliano, c'è la Sicilia che non si è rassegnata, ci sono i bambini che ricorderanno quando diventeranno adulti anche questa giornata e stiamo, come dire, si sta seminando la cultura della legalità, della bella Sicilia. Oggi più che mai è necessario, dopo che si è dimostrato che la mafia può essere sconfitta, gran parte dei protagonisti di quella stagione violenta e drammatica sono oggi in galera, alcuni di questi sono pure morti. Ma oggi è il tempo di colpire quella borghesia mafiosa che ha consentito che Cosa Nostra fosse non solo un'organizzazione delinquenziale criminale, ma fosse un potere criminale che ha condizionato la vita economica, la vita politica, le istituzioni, la società tutta e nella sua anche immagine, nella sua identità. Quella borghesia mafiosa che ancora c'è, che è stata, come dire, si è nascosta dietro le professioni, dietro, come dire, la modalità di gente che non, magari non ha sparato, ma che certamente ha favorito e ha reso più difficile la lotta alla mafia, ed è il tempo in cui questa generazione deve isolare queste persone, deve isolarli perché nei paesi, nelle città, questi soggetti si conoscono, si sa chi ha operato con i silenzi, con la complicità, e dobbiamo innanzitutto isolarli e poi combatterli anche sul piano giudiziario. C'è bisogno di isolare persone che anche oggi in qualche modo fanno dei comportamenti accondiscendenti in qualche modo con la mafia. Quanto è cambiata la Sicilia in questi 40 anni? Allora, intanto è più consapevole del fenomeno criminale, che questa cosa che noi diamo per scontato adesso non lo era qualche anno fa, non se ne parlava. Diciamo, la prima progettualità nelle scuole in Sicilia, che parte un po' prima degli altri rispetto a queste tematiche, è dell'85, quindi vuol dire che fino all'85, a meno che non eri coinvolto in percorsi specifici familiari, di origine familiare o associazionistica, proprio la parola mafia non veniva utilizzata proprio tra i giovani. Quindi, comunque, tutte le nuove generazioni, specialmente dagli anni 90, che sono cresciute, sono andate a scuola dal 94 in poi, sono sicuramente più consapevoli.
Il distacco, secondo me, poi dalla criminalità organizzata e dalla mafia dovrebbe passare, deve passare, cosa che secondo me è ancora un percorso che ancora non si è completato, dalla consapevolezza di quanto ci danneggi. Paradossalmente, c'è stato di recente un interessante convegno della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha dati del costo che è interorganizzata, cioè il costo che la società subisce, no? E questa cosa non arriva, cioè non arriva che comunque non è il fenomeno che riguarda solo le forze dell'ordine, non è il fenomeno che riguarda solamente la magistratura, ma riguarda tutti noi, sia non solo dal punto di vista etico, ma anche proprio formalmente anche dal punto di vista di sostenibilità della nostra vita, che migliorerebbe sicuramente se fossimo un po', ma parlo anche a livello nazionale, con alcuni fenomeni internazionali che vanno crescendo, in qualche modo non subissimo questa presenza parassita della criminalità organizzata. I numeri sono veramente grandi. Loredana, noi vedremo anche in realtà quanto è importante il ruolo che la Chiesa ha avuto in questa marcia negli anni, da quando è nata, ma soprattutto anche ieri con quello che è stato l'appello del Vescovo Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo. Lo vediamo tra poco, perché noi nel frattempo restituiamo anche la linea a San Giovanni Rotondo, dove ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda le notizie. Minuti dopo le 9, questa è una puntata davvero ricca di contenuti, ma soprattutto perché siamo collegati con Palermo, con Felice Piemontese e la presidente del Centro Studi Pio La Torre, Loredana Introvini. A voi la linea. Grazie Paola. Loredana, diciamo il ruolo importante della Chiesa. Ieri era presente anche il Vescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ma in realtà anche ieri era una giornata particolare anche per la Chiesa, perché lo dicevamo, ieri era anche l'anniversario da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, e Monsignor Corrado Lorefice ha voluto anche ricordare quanto è ancora importante parlare di pace. E poi è anche l'anniversario di questa giornata contro tutte le guerre volute anche da Papa Francesco. Monsignor Corrado Lorefice ha cercato quasi di riportarci al tema delle beatitudini. Vediamo in questa clip qual è stata la sua dichiarazione. Penso che sia una possibilità che abbiamo su questo tema della non violenza, della legalità e del no alla mafia e ogni forma di violenza. Siamo al cuore del Vangelo, non dimentichiamo che il cuore del Vangelo sono le beatitudini, e quindi lì dove si rende presente la Chiesa non può che risuonare questo beati i miti, beati i ricercatori di pace e di giustizia. Ecco perché la Chiesa è accanto, assume le ferite del territorio. Nella nostra Sicilia noi sappiamo quanto sangue è stato sparso, penso appunto ai martiri della giustizia, Falcone e Borsellino piuttosto che impastato, ma penso anche ai nostri due beati, Livatino e Puglisi, che ancora oggi ci spingono con la loro testimonianza ad essere una Chiesa presente, capace di gridare con parresia, con audacia il cuore del Vangelo, e quindi per questo siamo qui presenti anche come comunità cristiane. Diceva Monsignor Lorefice, una Chiesa presente e capace di gridare. Una Chiesa che è stata capace di gridare già 40 anni fa, quanto è stato importante, Loredana, in questa marcia che parte appunto il 26 febbraio del 1986, lo ricordavamo, unisce questa arteria, la strada dei Valloni, che collega le due città di Bagheria e Casteldaccia, una via di fuga di solito per killer nel passato dopo gli omicidi mafiosi. Quanto è stato importante il ruolo della Chiesa sin dall'inizio? È stato fondamentale, intanto è stata la prima volta che delle persone coinvolte veniva dal Partito Comunista, siamo negli anni 80, quindi c'è il Partito Comunista, e l'intelligenza dei ispiratori della marcia, tra cui Padre Cosimo Scordato, che era in quel periodo parroco di Casteldaccia, ha fatto sì che si riuscisse ad andare oltre le etichette che in quel momento, diciamo, non univano i territori, e si arrivasse a parlare di quello che era un problema reale, cioè la presenza della criminalità organizzata che nei territori tra Casteldaccia, Altavilla e Bagheria, chiamati appunto il Triangolo della Morte, stava uccidendo centinaia di persone quasi quotidianamente. Quindi unirsi insieme, la Chiesa con omelie diciamo che hanno anticipato i tempi
rispetto, che poi quando ci tempi, le omelie su questi temi saranno poi degli anni 90 più che altro, e però questo ha fatto sì che il territorio si sentisse totalmente sensibilizzato, cioè era veramente unire voci diverse per creare e aumentare la sensibilità del territorio, allo stesso tempo però ricevere dal territorio tutto il dolore che di quegli anni, quindi fondamentale e importante ancora adesso. Su certi ci sono tematiche che assolutamente uniscono quasi tutte, penso l'antimafia e la Chiesa, non posso pensarli in modo contrapposto, assolutamente unitario. Tra l'altro lo diceva anche l'arcivescovo, abbiamo testimonianze di legalità, ecco, sia da magari da persone proprio ecclesiastiche, pensiamo a Don Pino Puglisi, ma anche da persone laiche come il Beato Rosario Livatino, persone che appunto hanno fatto del Vangelo soprattutto anche la loro priorità proprio anche sul tema della lotta a tutte le mafie. Perché comunque sulla lotta alla mafia c'è sempre un aspetto di etico, no? Che noi riscontriamo su tutte le vittime, su tutte le persone che vengono coinvolte su questi temi e che vogliono lottarla, comunque c'è un riferimento etico al rispetto dell'altro, quindi parlando in contrapposizione è veramente strano. Allora, la Chiesa, ci spostiamo anche alla società civile, a quella espressa dai cittadini, dalle elezioni democratiche e dal ruolo che hanno i sindaci, ne erano tanti sindaci presenti, tante amministrazioni comunali, abbiamo visto anche in realtà prima di nuovo le immagini di questa piazza, la piazza al centro di Casteldaccio, dove appunto la Chiesa ha partecipato, poi con il suono delle campane anche per tutta la durata, ecco, dell'arrivo di oltre 5.000 persone che hanno partecipato ieri durante questa marcia. Diciamo, il ruolo della società civile lo vediamo attraverso le parole di un sindaco, il sindaco di Bagheria, parliamo di Filippo Tripoli. Filippo è anche un sindaco giovane, in realtà un sindaco della generazione, possiamo dire così. Vediamo cosa ci dice lui e poi lo commentiamo. Oggi, come 40 anni fa, la marcia antimafia, che non ha soltanto il valore e l'esercizio della memoria, ma è una presenza significativa dell'impegno che in questi 40 anni la scuola, le forze dell'ordine, la magistratura, i ragazzi, le parrocchie e anche la politica hanno messo in campo come forma di riscatto. Negli anni 80 non si poteva neanche nominare la parola mafia, addirittura c'era chi diceva che la mafia in realtà non esisteva. In realtà la mafia ha distrutto famiglie, ha distrutto un territorio, ha provocato morte. Grazie al riscatto sociale della Sicilia molti mafiosi sono stati consegnati alla giustizia, ultimamente Messina Denaro. Ma la mafia chiaramente non è stata sconfitta, ancora è presente sui territori, investe nuovamente sui traffici di droga e quindi non bisogna abbassare la guardia, bisogna collaborare con le forze dell'ordine e stare dalla parte dello Stato per far sì che prevarga il rispetto delle regole e non la presenza criminale di uomini che sulle spalle dei cittadini onesti recano danno e morte. Redana, qual è la percezione che dal centro studi con la Torre si ha del ruolo che oggi svolgono i primi cittadini, di quanto è quel ruolo importante, soprattutto nelle comunità anche dell'entroterra siciliana? I cittadini, i rappresentanti delle istituzioni hanno un ruolo comunque importante, anche oltre, diciamo, il loro ruolo tecnico, quello anche di ispirare fiducia nel sistema Stato, in modo tale che insomma anche per i giovani sia chiara la strada da percorrere, questo è, diciamo, il primo scopo. Poi chiaramente ci sono gli aspetti di difficoltà amministrative che ogni sindaco ha, quindi in questo sicuramente ci deve essere costantemente, penso che ci sia. Noi devo dire quest'anno la marcia ha avuto non solo l'adesione dei comuni, insomma, del comprensorio, come diciamo noi, come Bagheria, Casteldaccio, Altavilla, Santa Flavia, che proprio sono l'area che era coinvolta, perché c'è stato anche Ficarazzi, la città metropolitana di Palermo ovviamente, che ha partecipato, tutto questo attraverso consigli comunali aperti, perché questa, noi diciamo la marcia, ma in realtà è un lavoro che è durato quasi 3 mesi di preparazione territoriale, quindi noi siamo stati in tutte le scuole del territorio, abbiamo fatto consigli comunali aperti grazie alla disponibilità dei presidenti dei consigli comunali dei centri del territorio e quindi aperti alla cittadinanza, di nuovo aperti ai giovani, quindi è stato un lavoro abbastanza articolato che ha consentito poi nel momento della marcia di esprimere al massimo queste
questa consapevolezza e queste convinzioni. Il lavoro dei sindaci è assolutamente importante nei territori, ne abbiamo visitati tanti in questo periodo, con le difficoltà del caso dal punto di vista degli strumenti che hanno a disposizione, delle possibilità di ognuno, ma comunque rimane importantissimo, specialmente nei piccoli centri. Ma, devo dire che abbiamo verificato una grande disponibilità, quindi è andata bene. Sono tanti i giovani che, abbiamo visto anche nelle dichiarazioni del sindaco di Bagheria, che comunque decidono poi di sporcarsi le mani, di impegnarsi per il bene collettivo, sporcarsi, ecco, utilizzando appunto questa metafora, per il bene della cittadinanza. Tra questi c'è anche un altro giovane che noi vogliamo raccontare e di cui abbiamo preso una dichiarazione, che è anche conosciuto in realtà da noi a San Giovanni Rotondo, perché lo abbiamo avuto ospite nel 2015, soprattutto anche nel 2022, in occasione della settimana dell'educazione promossa dalla diocesi di Manfredonia Veste San Giovanni Rotondo, ed è Ismaele Lavardera, conosciutissimo tra i più giovani, conosciuto anche prima come inviato di una nota trasmissione televisiva, e oggi anche lui ha deciso di impegnarsi attivamente nella politica per il servizio della collettività, per la legalità, e anche vicepresidente della commissione regionale antimafia dell'Assemblea regionale siciliana. Vediamo cosa ci ha detto Ismaele. Oggi questa piazza che suona a festa la dice lunga su questa voglia della Sicilia di un riscatto concreto, reale, perché la lotta alla mafia la faranno soprattutto questi giovani che hanno come eroi Falcone, come Borsellino, a cui lo Stato ha dato una risposta. C'è e è arrestato Matteo Messina Denaro, c'è tanto lavoro da fare, c'è un percorso lungo, è un inizio, è una marcia. È un inizio, è anche un punto d'arrivo questa marcia quest'anno o no? C'è anche chi chiedeva ieri anche scusa, chi chiedeva scusa perché diceva questi successi che sono stati raggiunti dallo Stato probabilmente dovevamo raggiungerli tanti anni prima. A che punto siamo? Non è un arrivo, assolutamente è una transizione, come avviene per tematiche complesse, sarebbe veramente, insomma, presuntuoso parlare di arrivi. Chiaramente per il centro, per tutti coloro che sono stati coinvolti, per gli ideatori della marcia, 40 anni, poter pensare che una marcia che è nata un giorno per volontà di un territorio, possiamo dire, un territorio anche, diciamo, periferico rispetto alla città di Palermo, sia ancora pensata e sia ancora vissuta dopo 40 anni, diciamo, è sicuramente un grande punto di arrivo, però una visione generale è sicuramente una transizione da alcuni problemi, come diceva precedentemente, come diceva anche il sindaco, sulla droga, ancora, e su quanto i giovani la subiscono c'è ancora tanto da fare. Quindi sì, è transizione, cioè ci siamo noi, domani ci saranno altri, l'importante è che rimanga sempre molto elevato il senso, diciamo, la volontà di esserci, insomma, di contrastare questi fenomeni veramente, insomma. E i ragazzi lo possono avere, basta passarglielo, ce lo hanno, perché lo percepiscono, anche se non lo dicono lo percepiscono. Abbiamo avuto reazioni fantastiche dai bambini quinta elementare, insomma, un lavoro per cui siamo sempre grati alle scuole, agli insegnanti e alle strutture scolastiche, un lavoro enorme che fanno quotidianamente, per cui abbiamo incontrato a scuola l'infanzia, bambini a scuola infanzia, per cui ci sono state reazioni sulla parola mafia, una cosa di una bellezza enorme, ovviamente, diciamo, poste alla loro età, non forzandoli, negli occhi non si vedeva mai la paura, se ne parlavano, insomma, anche con i loro piccoli termini, però con assoluta serenità, quindi grande merito sempre agli insegnanti. Quando si dice non è solo una frase, quando ricordiamo Falcone, per cui gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini, non è una frase fatta, no. Una frase che effettivamente ancora oggi ha tutto il suo significato. No, è la frase, tra altre cose, mi capita a questi grandi pensatori, oltre al magistrato, ma comunque sono persone con grandi pensatori, e la consapevolezza che sia un tema che si affronta in tanti. Se pensiamo a Pio La Torre, se pensiamo a Falcone, a Borsellino, ma anche Peppino in passato, cioè non c'è persona a cui possiamo fare riferimento che non abbia vissuto se stesso come strumento di una lotta più ampia, più complessa, e quindi vedendo nella condivisione con gli altri di questi temi uno strumento fondamentale di lotta. Questa è la grandezza anche loro. Allora, grazie Loredana per essere stata con noi oggi qui da Palermo, ma in realtà grazie a San Giovanni Rotondo. Grazie a voi di questa presenza, di questa vicinanza a questi temi.
E ricordiamo anche il sito web del Centro Studi Piolatore, che è www.piolatore.it, dove ci sono tutte le informazioni sulle attività da attuazione, su come poter sostenere il centro studi, sugli appuntamenti nelle scuole, su tutte, diciamo, le iniziative che vengono fatte in modo attivo dal Centro Studi, che è appunto un centro studi. Grazie ancora Paola, da Palermo possiamo dire che è tutto per questa piccola ma grande parentesi, questa puntata di Just Today, e restituisco allora la linea a Simone.